insomma, lingua e cultura, un binomio che ritorna e quindi insomma, quello che si fa in classe deve essere immediatamente spendibile. Allora Laura, tu hai intervistato alcune insegnanti milanesi che operano al Pioltello, insomma una scuola che è finanziata dal comune. Allora che cosa è uscito? Ritornano questi concetti? Sì, direi proprio di sì, perché la scuola di Pioltello, che è un piccolo gioiellino, in realtà è quasi completamente dedicata alle donne che hanno il problema anche di far andare avanti una famiglia, donne che arrivano in Italia da poco e che devono trovarsi a gestire i figli, la scuola, il pediatra, cose insomma banali per noi ma molto molto importanti per loro, perché il problema poi dell'italiano a punti è chi insegna l'italiano a questi nuovi cittadini. Allora io direi intanto di farvi vedere subito il servizio sulla scuola di Pioltello. Vi attraversa e trovi inopportuna la paura per una cultura diversa. Chi su di me riversa la sua follia perversa, arriva al punto che quando mi vede sterza. Ore 12, la lezione è finita, le mamme ritirano i propri figli e tornano alla loro vita con qualche pillola di sapere in più. Siamo a Pioltello, una decina di chilometri da Milano. Qui ogni mercoledì e venerdì le donne straniere appena arrivate nella cittadina possono seguire un corso di italiano studiato apposta per loro. Il progetto voluto dal comune di Pioltello è gestito dal centro culturale Farsi Prossimo, in particolare dalla cooperativa La Casa di Tutti i Colori. Questo servizio è proprio rivolto alle donne perché possono portare i figli a scuola, per cui da 0 mesi a 6 mesi possono portare i bambini in classe, per cui li allattano in classe, gli danno la pappa, li fanno un pochino giocare durante la lezione di italiano. Da 6 mesi a 3 anni i bambini frequentano parallelamente al corso di italiano della mamma un nido, un micronido con due educatrici professioniste, per cui questo è, come dire, l'aspetto proprio innovativo di questo corso, ce ne sono molto pochi in Italia. Come funzionano i corsi basic? Il corso base è proprio una specie di pronto soccorso per le donne che sono normalmente neoarrivate, quindi vengono inserite in questo corso dove si fa proprio un'alfabetizzazione iniziale, in modo che siano autonome nella loro vita quotidiana per poter andare a fare la spesa, parlare con gli insegnanti, andare a fare una visita medica. Per esempio stamattina abbiamo parlato dei mestieri, questa è la lezione di oggi, sì, dove abbiamo appunto visto quali sono le professioni più comuni, anche per farle parlare poi delle loro professioni nel loro paese, perché appunto qui tendenzialmente sono casalinghe queste donne, però nel loro paese hanno fatto magari le insegnanti, qualcuno ha fatto l'ingegnere. Quali sono le difficoltà maggiori vostre come insegnanti e le loro? Sì. Allora, come insegnanti la difficoltà più grande è la grande disomogeneità dei livelli culturali. Dal punto di vista delle donne, secondo me la difficoltà più grande sono gli impegni familiari che poi impediscono davvero di concentrarsi sullo studio dell'italiano e sulla propria, i propri sogni, diciamo così. Ma imparare l'italiano non è l'unico scopo? No. Del vostro lavoro? No, questo no, perché è un pretesto l'italiano. Il comune di Pioltello ha proprio l'obiettivo finale è anche quello di creare una rete di socializzazione tra le donne. L'obiettivo poi è anche quello di inserire bene nel territorio dove vivono. Spesso si fa volentieri a dire non si integrano, non vogliono, non vengono, non partecipano, è più facile. Invece se si danno gli strumenti per imparare, gli strumenti per integrarsi, le donne riescono a fare tanto. Tant'è vero che sono le donne che iniziano a costruire la rete più grande, perché i mariti spesso sono al lavoro. I concetti che vengono offerti in classe devono anche essere poi immediatamente spendibili, insomma, nella realtà sociale che circonda la scuola. Esattamente, infatti quello che viene insegnato, diciamo la teoria che viene insegnata in classe, poi successivamente proprio mancano, bastano solo pochi mesi, 2 o 3 mesi, e poi immediatamente queste signore vengono portate nel quartiere, vengono accompagnate, non so, a prendere il pane, ai primi colloqui con le insegnanti, o piuttosto, non so, dalla pediatra, proprio per cercare di mettere in pratica subito quello che hanno imparato.
privato. Facendo riferimento appunto a quello che diceva la professoressa Barozzi, io quando sono arrivata in questa scuola mi sono trovata davanti a una piccola ONU, perché questa classe era veramente formata da donne che arrivavano da paesi e da culture diverse. Vorrei anche evidenziare un piccolo aspetto, perché la scuola è nei locali dell'oratorio di una parrocchia di Pioltello. Insomma, lì non si guarda alla religione, insomma, c'è molta apertura e molta elasticità.